Grazie Nesti, e siamo a Brescia-Atalanta 3-3, partita dall'andamento incredibile, partita che ha scatenato l'ira di Carletto Mazzone contro la tifoseria dell'Atalanta. Rivediamo il tutto in compagnia di Federico Calcagno. Josep Guardiola, 11 stagioni nel Barcellona, ha scelto Brescia, l'abbraccio con i tifosi oggi in tribuna. Nel Brescia Mero al posto dello squalificato Bonera, nell'Atalanta Sala in difesa per Rinaldi, arbitra Collina di Viareggio. Brescia pericoloso subito al 13° Baggio smarca Tare, l'albanese, il controllo, il sinistro e Taibi sventa in due tempi. L'Atalanta in avanti al 16° cross di Damiano Zenoni, il liscio di Calori, lo vediamo Comandini in agguato ma il suo tiro è fuori, il disappunto di Comandini, ancora i bergamaschi insidiosi al 21°, Berretta triangola con Doni e poi il suo tiro finisce sul palo. 25° Brescia in avanti, cross di Petruzzi, sbuca Roberto Biagio e di piatto sinistro porta in vantaggio le rondinelle. Il capitano Lombardo risponde così a Battistuta nella sfida per lo scettro di cannoniere in attività più prolifico, 173 reti per entrambi. 28° la risposta dell'Atalanta, immediata punizione di Paganini, testa di Doni al volo di sinistro, Sala 1-1, quinta rete in Serie A per l'ex milanista. 30° insistono gli uomini di Vavassori, cross di Comandini, sforbiciata di Emanuele Filippini, arriva Doni, il controllo e il destro vincente, secondo gol in campionato per l'ex bresciano, due stagioni nelle rondinelle, prova a rispondere il Brescia al 34°, il sinistro di Giunti, si distende Taibi, 38° reclama l'Atalanta per questo contatto tra Petruzzi e Saudati per Collina, tutto regolare. 45° Paganin, vediamo ancora immagine precedente, Paganin va via sulla destra, il cross di sinistro per la testa di Comandini e il 3-1 per l'Atalanta, prima rete stagionale per l'ex milanista, finora a secco. Mazzone si morde le mani e corre ai ripari nella ripresa, esordio per l'austriaco Schoppe e Dainelli, fuori Esposito e Mero, il Brescia cerca più spinta a destra, più protezione a sinistra, ma è sempre l'Atalanta pericolosa. Al 10° Saudati smarca Comandini e bravo Castellazzi in uscita. 14° contatto tra Emanuele Filippini e Damiano Zenoni per Collina e simulazione del bresciano, cartellino giallo. 31° cross di Lana, subentrato Antonio Filippini, testa di Tare, Baggio vince il corpo a corpo con Rinaldi e accorcia le distanze. 174° gol in Serie A, scavalca Battistuta. Poi Collina concede una punizione per questo intervento di Zauri, la punizione di Baggio sulla traiettoria, c'è una deviazione di testa di Rinaldi e dunque autorete dell'Atalantino, lo rivediamo, ma c'è sempre lo zampino di Roberto Baggio. 3-3 finale tra Brescia e Atalanta e vediamo poi Mazzone che va dalla curva atalantina, prima era stato beccato dai tifosi bergamaschi, verrà poi espulso Mazzone da Collina. 6 reti, emozioni, spettacolo come si conviene ad un derby. Atalanta che sembra aver ritrovato lo smalto della scorsa stagione, soprattutto in attacco. Brescia vulnerabile in difesa, ma che ha dimostrato il grande temperamento del suo focoso allenatore nel cercare la rimonta. È tutto, la linea allo studio.